abbiamo capito subito che il parco poteva offrire dei grandissimi temi di progetto. Poi, insomma, nel nostro ragionamento, purtroppo è accaduto quel che è accaduto a novembre a Bitti, ci siamo resi conto che era giusto associare il nostro programma, che era rivolto soprattutto al parco di Tepilora, con uno sguardo anche su ciò che stava succedendo nel territorio comunale di Bitti. Quello del 2020 è stato nettamente più intenso, più approccio, tanto dipende da vite umane e poi di tutti i dati che ha da un dato al patrimonio pubblico. Abbiamo visto fondare dalle 7 punti, uno intorno alle 2 del mattino, uno intorno alle 5, in più che a bordo si è verificato alle 10 di mattina. Si presenta, come tanti altri comuni della Sardegna, un vero e proprio laboratorio per la sperimentazione del progetto urbano e gli ambienti ad alto rischio idrogeologico. Questo è un progetto finanziato dall'amministrazione regionale e dalla settore dell'urbanistica, che ha voluto investire una parte delle risorse che sono state destinate dalle in attività portuali.